Amiche e amici di Rete 8 Sport, un cordiale saluto da Lorenzo Valeriani e un bentornati a tutti per questa nuova puntata di Eccellenza On Air. Domani si torna in campo, soprattutto si torna in campo dopo la partita di recupero giocata in quel di Penne al Colangelo, dove il Penne di mister Iodice ha battuto per 3-2 l'Avezzano capolista sulla appunto prosecuzione del match interrotto purtroppo per il malore del papà del vicepresidente pennese Rossi, purtroppo nei giorni successivi poi deceduto. È stata una partita davvero rocambolesca, perché lo ricordo, si è partiti dal parziale di 1-1, risultato appunto che si era sviluppato alla 30ª giornata. Poi il Penne nel primo tempo ha messo subito le cose in chiaro con il doppio vantaggio, quindi è andato immediatamente sul 3-1, poi l'Avezzano ha accorciato nella ripresa, ma poi si è difesa con ordine e ottimamente la formazione biancorossa Vestina, e ha portato a casa 3 punti davvero davvero pesanti, soprattutto in zona salvezza. Vado a salutare subito i nostri ospiti, sono tre inviati, tre colleghi d'eccellenza, e non solo, perché ovviamente butteremo un occhio anche in Serie D, perché la zona playout in Serie D potrebbe inficiare appunto la zona playout in eccellenza. Un caro saluto a Pier Giorgio Stacchiotti, inviato di Rete 8 Sport. Ciao Pier Giorgio, buonasera a te, grazie per essere intervenuto. Ciao, buonasera Lorenzo, grazie per l'invito, un saluto a te, agli altri ospiti e naturalmente a tutti i nostri telespettatori. Ha seguito con noi in diretta la gara e ce l'ha descritta soprattutto insieme alla voce di Enzo De Dominicis, Giovanni Sidoni. Ciao Giovanni, buonasera a te, bentornato ad Eccellenza Nero. Ciao Lorenzo, ben ritrovato e chiaramente benvenuti insomma a tutti quelli che sono i nostri telespettatori, e saluto con altrettanto affetto i miei colleghi che sono qui con noi. Grazie, grazie Giovanni, un caro saluto anche a Luigi Prosperi, eccolo qui. Ciao Luigi, buonasera a te. Grazie per essere intervenuto nuovamente. Guarda, te la faccio subito la domanda. Non si è riaperto nulla, insomma, solo una piccola battuta d'arresto. Credi ovviamente alla vittoria finale di questa squadra costruita alla grande dalla società marsicana e condotta per ora alla grande anche da mister Torti? Guarda, io credo proprio di sì, credo proprio di sì. Sono ammessi da parte dei tifosi dell'Avezzano tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, però insomma credo che a questo punto, a parte questo incidente di percorso, dove secondo me le maggiori motivazioni psicologiche del Penne hanno avuto la meglio su quelle dell'Avezzano. Sembra assurdo, ma evidentemente è stato così, perché è evidente anche dalle parole nel dopogara di mister Torti che la prima parte di questa di questo nuovo start della gara con il Penne sia stata sbagliata da parte dell'Avezzano. Detto questo, è maturato una sconfitta, ma la vittoria finale io non credo che possa essere in discussione, anche se poi insomma, il calcio ci insegna che nulla è impossibile, che la fase del braccino poi a un certo punto arriva un po' per tutti. Però credo che insomma, quello che ha dimostrato l'Avezzano, anche dopo aver affrontato una parte difficile della stagione qualche settimana fa, vada a testimoniare della quasi certa, ripeto, ora ha messo ogni tipo di scongiuro, vittoria finale. Luigi, lo ha accennato in apertura, no? Come preambolo, diciamo così, nella zona playout che riguarda ovviamente non solo il Penne ma tante altre squadre, andiamo a toccare l'argomento Serie D e anche qui la zona playout. Tu che domenicalmente ci informi e sei collegato su Diretta Calcio per aggiornarci sulla variazione di punteggio da tutti i campi, puoi confermare che effettivamente c'è bagarre in Serie D e le squadre di eccellenza dopo la vittoria vanno immediatamente a consultare i vari siti per avere, diciamo così, un piccolo spiraglio, una piccola speranza proprio dopo le giornate che si vanno a disputare in questo scorcio di campionato. Ma sì, decisamente sì, perché questo girone F di questa stagione è un girone
particolarmente difficile, ma soprattutto con una, come dire, un dispiegamento delle forze che in pratica c'è una fase, diciamo, centrale, una fascia centrale delle formazioni che partecipano al girone, che se tu ci pensi bene, Lorenzo, non sanno quali in effetti siano i loro obiettivi, perché bastano due giornate azzeccate e si catapultano in una zona playoff che è lì a un tiro di schioppo, ma allo stesso tempo guardarsi alle spalle diventa praticamente doveroso, perché con invece due risultati negativi si ripiomba in quella situazione. È il caso, nello specifico, per esempio, del Castelnuovo, che pur facendo una serie di ottime gare, anche andando a prendersi anche qualche risultato importante, vedi quello con il Trastevere, però insomma, si trova imbrigliato in una zona play-out che inevitabilmente poi si riflette su quelle che sono le conseguenze, le retrocessioni, di conseguenza anche i posti da assegnare poi per quello che riguarda la prossima stagione per le due categorie, ed è questo quello che sta succedendo. Quindi questa fase di incertezza porta poi di conseguenza la coda ad allungarsi anche verso il campionato civile. Soprattutto quota salvezza, che in Serie D Luigi si è notevolmente alzata, perché le due squadre già retrocesse, che sono Alto Casertano e Nereto, facendo pochissimi punti ovviamente hanno consentito alle altre di accumulare un cospicuo bottino, che però insomma, per chi è a 41, 42, 43 storicamente quota salvezza ufficialmente centrata, non può dormire sonni tranquilli, perché tabellino alla mano ce ne vogliono quasi 46-47 se il ritmo rimane questo, considerando che Vasto Girardi deve recuperare ancora tre gare, considerando che la San Benedettese, dopo il periodo iniziale di crisi ovviamente giustificata per le vicende societarie, si è ripresa seppur cadendo a Castelnuovo, però insomma la formazione marchigiana ha tutta l'intenzione di non partecipare a questa bagarre. Il Fano, strutturato sicuramente per fare un altro tipo di campionato, sta risalendo la classifica, e se andiamo a vedere la classifica direi che ora anche Pineto, oltre al Castelnuovo, lo stesso Chieti, non voglio metterci il notaresco, però ecco, queste due compagini oltre al Castelnuovo devono cominciare a buttare l'occhio dietro piuttosto che avanti, anche se il Pineto, lo ricordiamo, deve recuperare ancora un match. Ma sicuramente sì, è il discorso, insomma, che ti facevo prima, perché veramente quella fascia centrale che va dall'ultimo posto della zona playoff a quello, diciamo, al primo, in cui poi si sprofonda in quella playout, in quella fascia lì il margine di punti è decisamente ristretto. Io proprio anche in queste settimane molto spesso ho, anche noi facciamo questo lavoro, abbiamo dovuto anche nel fare un titolo cercare di capire se era più importante mettere l'accento sul guardarsi le spalle o su invece come dire, guardare in alto e cercare di andarsi a prendere le prime posizioni alle spalle della Recanatese, per cui nulla è scontato. Tu parlavi di San Benedettese, scusami se ti interrompo, considerando anche che per molti la zona playoff è praticamente un obiettivo, non dico nullo, insomma, porta solamente benefici sotto l'aspetto dell'orgoglio, dell'immagine e della bella figura in generale, no? Questo lo possiamo. Soprattutto per la San Benedettese, per esempio, perché insomma so, perché conosco un po' la mentalità, no? Quelle latitudini, essere lì e comunque avere, come dire, centrato un posto nei playoff per quell'ambiente e per, diciamo, comunque il prestigio della società, della squadra, è qualcosa di importante. Poi noi sappiamo che invece in realtà, insomma, conta veramente poco. Un altro aspetto è quello che, se tu ci pensi, Lorenzo, la terz'ultima, cioè, allora, Alto Casertano e Nereto, ok, sono andate, sono retrocesse anche matematicamente, ma non c'è una probabile terz'ultima, perché anche il Monte Giorgio, se tu ci pensi bene, potrebbe tranquillamente inanellare una serie di tre risultati positivi e ritrovarsi a centro classifica, e quindi magari guardare in alto invece che in basso.
Vale, sì, Montecelio che è andato a vincere nel recupero, anzi non nel recupero, nel turno del giovedì è andato a vincere a Chieti, non ha messo in imbarazzo sicuramente la formazione di Lucarelli, però insomma, no, ripeto, però si è preso 47 punti, si è preso a 3 punti il Montegiorgio e quindi sì. Poi sta facendo anche bene da quando è arrivato, se non erro 7 punti in 3 gare, correggimi Luigi, se sbaglio, però insomma sì, Brini ha dato concretezza, no, l'esperienza, un'esperienza in più su quella panchina, però noi confidiamo sempre nella bontà delle rose dell'organizzazione delle formazioni abruzzesi. Quella che sta più in forma sicuramente è il Castelnuovo, che però malgrado la vittoria importantissima ha spostato di poco gli equilibri, perché anche le altre sono andate a vincere. Sì, sì. Giovanni, collegandoci ovviamente al play-out, no? Alla bassa classifica della Serie D, questo Penne che tu hai seguito in diretta insieme a noi, un bel colpo di coda da parte della formazione di Iodice, forse tanti speravano o immaginavano già la vittoria dell'Avezzano. Sono d'accordo con Luigi quando parla di motivazioni, nel senso, mentalmente forse ti aiuta più dover sopravvivere sportivamente parlando che andare a brindare, no? Sì. E il Penne ha dimostrato questo, forse l'Avezzano sotto l'aspetto dell'atteggiamento però ha avuto troppe lacune e quindi alla fine direi vittoria più che meritata da parte del Penne, Giovanni. Sì, sì, sul merito della vittoria del Penne sicuramente c'è poco da discutere. L'Avezzano ha avuto un approccio alla gara che è stato insomma pessimo in realtà, perché poi ha preso 2 gol nel giro di 5 minuti dopo 3-4 minuti dal riavvio della gara. 2 gol peraltro dovuti anche a 2 disattenzioni difensive abbastanza importanti, certamente non da squadra capolista. L'Avezzano peraltro ha un attacco eccezionale, ma a livello stavo buttando un'occhiata ai numeri della difesa, non è la prima difesa, voglio dire, del campionato di eccellenza. Probabilmente ha dimostrato delle lacune che a volte sono state mascherate da un attacco così prolifico, e in una giornata invece in cui magari mancava il bomber Principe che è Dos Santos, e in cui non c'è stato una qualità di gioco e soprattutto una freschezza, no? Oltre a una determinazione così importanti, sono state poi insomma mortifere per il club di Mister Torti. Quindi sì, vittoria del Penne assolutamente meritata, e Penne che peraltro secondo me continua a mettere in bella vista un'ottima qualità davanti. Allora io la faccio vedere la classifica che si è generata ovviamente dopo la conclusione di tutti i recuperi che si sono programmati durante le settimane precedenti alla Santa Pasqua, e quindi questa è la classifica effettiva cristallizzata alla giornata numero 31. Domani si giocherà la 32 e con l'occasione vi mostro anche gli incroci che ci saranno domani pomeriggio, con partenza ovviamente alle ore 15, e anche qui se andiamo a leggere tutto il palinsesto insomma c'è tanto da raccontare. Forse non me ne vogliano gli amici di Francavilla, forse la partita meno appetibile da gustare è quella tra Spoltore e Villa, perché il Villa già retrocesso, al cospetto invece di uno Spoltore assetato di punti per mantenere la categoria. E a Pier Giorgio Stacchiotti chiedo: la vittoria del Penne ha inguaiato secondo me tante altre squadre che ovviamente senza nessun tipo di critica ovviamente speravano nella vittoria o almeno nel pari tra Penne ed Avezzano per mantenere una distanza cospicua anche appunto dalla formazione di Fabio Iodice. E allora Pier Giorgio, tanta bagarre, no? Abbiamo visto la schermata, abbiamo visto la classifica, domani sarà una giornata credo fondamentale almeno per il 50% delle squadre che devono mantenere l'eccellenza. Sì, Lorenzo, mi trovo perfettamente d'accordo con te. Domani sarà una giornata importantissima, in previsione anche appunto della probabile vittoria dello Spoltore, che raggiungerebbe quota 41 con un successo contro il Villa 2015, e quindi con questa probabile vittoria dello Spoltore e con il successo del Penne contro l'Avezzano,
tornano a dover temere i play-out anche formazioni come il Pontevomano, il Capistrello, che sembravano essersi messi a distanza di sicurezza. Tra l'altro, Capistrello e Pontevomano, se non erro, domani si andranno proprio ad affrontare tra loro. Sì, si incroceranno Capistrello e Pontevomano. Poi c'è questo Cupello Angolana che secondo me ha sapore dell'ultimo bivio per entrambe, perché poi alla fine, insomma, lo ripetiamo, parlando con gli addetti ai lavori, ma soprattutto con gli allenatori e i giocatori, c'è questa voglia di mettersi sotto sei squadre, appunto perché a livello di Serie D, Girone F, purtroppo c'è la possibilità di un coinvolgimento in zona playout di qualche squadra abruzzese. Anche questo Montesilvano Casalbordino, secondo me, è da attenzionare. C'è Penne Giulianova, testa coda importante. Da una parte il Penne che si gioca la salvezza, dall'altra il Giulianova che tenta il miracolo, ma comunque cercherà fino alla fine il piazzamento d'onore, cioè la seconda posizione dietro a quel carro armato calcistico e sportivo che l'Avezzano Pierluigi. Davvero guardare Buongiorno. questo palinsesto è Pier Giorgio, perdonami, questo palinsesto è davvero importante, insomma. Sì, Lorenzo, non hai citato Delfino Curi Pescara San Buceto, che è Sì, anche un altro match salvezza. Quindi veramente domani assisteremo ad una giornata interessantissima sia per quanto riguarda l'alta classifica che per quanto riguarda la zona playout. Veramente tutte le partite avranno un loro perché, avranno un loro interesse, quindi ci attende sicuramente una delle giornate più interessanti dell'inizio del campionato. Giornata che farà incrociare, ho detto giustamente, il match tra il Penne e il Giulianova, giornata che farà incrociare diverse compagini che militano nelle zone nobili della classifica ed altre che invece, l'abbiamo detto ad inizio trasmissione, devono barcamenarsi per tirarsi fuori. Penne e Giulianova su tutte, c'è questo L'Aquila Lanciano che davvero mi intriga perché la formazione di Bellè vorrà sicuramente continuare il cammino per poi non distanziarsi troppo dallo stesso Giulianova, distanziamento superiore agli 8 punti che potrebbe escludere appunto la quinta da questa griglia. Delfino Curi San Buceto ce l'ha ricordato il nostro Pier Giorgio e poi insomma Torrese Avezzano con la formazione di Torti che tenterà di sfruttare il secondo match point, ma dall'altra parte la Torrese che ha l'occasione di superare addirittura il Giulianova e la stessa L'Aquila, perché insomma i punti di distacco sono due. In seconda posizione c'è il Giulianova con 61, L'Aquila 60 e Torrese che con una vittoria potrebbe appunto agganciare la formazione del presidente Mucciconi, che ovviamente giocherà a Penne. Quelli di Penne si aspettano una vittoria con il richiamo in questi giorni da parte della società biancorossa ai propri tifosi per accorrere in massa a sostenere al Colangelo la formazione di Fabio Iodice. Ragazzi, secondo voi c'è tempo ancora per ridurre quel margine relativo alla zona playoff, in questo caso per la quinta, oppure le giornate sono troppo poche, L'Aquila, Torrese e Giulianova vanno troppo forte rispetto non solo a Lanciano, ma anche al cospetto dell'Alba Adriatica. Lo chiedo a te, Luigi, e poi anche un giro con Pier Giorgio e Giovanni. È un po' difficile perché se guardi la classifica sono tutte lì, a parte, come dicevi tu, la corazzata Avezzano, la Torrese potrebbe tranquillamente, come dire, arrivare al secondo posto e quindi le motivazioni sono davvero, davvero tantissime, e tutte e tre le formazioni adesso, in questo momento della stagione, sono assolutamente obbligate a non sbagliare. È difficile che tutte e tre subiscano contemporaneamente una battuta d'arresto, possibile, ma anche in questo caso, insomma, la differenza fra quelle squadre che tu hai citato e quelle che invece arrivano sotto, insomma, nel corso della stagione c'è stata e non c'è stata assolutamente a caso. Peraltro, se prima parlavamo di playoff,
come dire, di orgoglio per quello che riguarda la Serie D. Qui invece playoff e posizione all'interno della griglia playoff sono assolutamente importanti, quindi è molto difficile che chi è, insomma, arriva da dietro possa poi arrivare addirittura a inserirsi dentro quel numero di squadre di cui parlavo. Sì, sì, griglia playoff naturalmente importante in eccellenza, e credo che realtà che storicamente hanno fatto un po' la storia del calcio abruzzese, non solo, e mi riferisco a Giulianova e l'Aquila, vogliano assolutamente sfruttare questa situazione, dopo che l'Aquila, secondo me, lo ripeto, ha buttato al vento l'occasione della Coppa Italia. Giovanni, a te un giudizio anche su questo argomento, cioè sulla possibilità per Lanciano, credo, e Alba Adriatica di agganciare la quinta posizione, utile soprattutto per giocarsi poi la griglia e non solo come piazzamento d'onore, chiamiamolo così. Sì, io in realtà sono molto negativo al riguardo, Lorenzo, nel senso che credo che tutti questi punti di differenza, addirittura sono 13 se non erro, tra seconda e quinta attualmente a Lanciano, quindi il Lanciano dovrebbe recuperare 5 punti alla seconda, sì, in poche giornate, credo che sia veramente troppo, anche perché poi le altre due, che sono l'Aquila e Torrese, hanno comunque un distacco superiore a Lanciano rispetto ai famosi 8 punti, no? Che sono il limite per la disputa. Quindi se il Giulianova dovesse venire superato dall'Aquila o dalla Torrese, comunque Lanciano dovrebbe recuperare così tanti punti anche su una di queste eventuali due società. Lo reputo veramente veramente difficile con tre solo giornate, e soprattutto considerando... La Torrese ha 10 punti, quindi 2 di margine da regolamento, esatto, sul Lanciano. Vedere la classifica così è chiaro, no? Giulianova, sì, l'Aquila e Torrese si scontrerebbero nei playoff con il Giulianova, anche se solo di un punto, avanti a tutte, quindi in attesa dell'unica semifinale che sarà quella, guardando la classifica attualmente, tra l'Aquila e Torrese. Però effettivamente, ecco, tra Torrese e Lanciano, come dicevi tu, ci sono già 10 punti. Sembra improbabile, soprattutto guardando lo scontro di domani, che è quello tra la formazione di Lorè e quella di Stefano Bellè. Però ecco, secondo me quella sarà una partita giocata a viso aperto, appunto perché ora le carte bisogna scoprirle, Giovanni, no? È inutile, sì, nascondersi, certo, dietro a tatticismi o d'altro, insomma, siamo agli sgoccioli, 270 minuti al termine della regular season e poi tireremo le somme. Sì, sì, entriamo nella parte sicuramente più bella del campionato, perché giustamente, come dici tu, bisogna giocare a viso aperto e giocarsi tutte le carte rimaste, anche perché anche chi è leggermente attardato rispetto agli obiettivi di inizio stagione, insomma, non avrà poi una seconda possibilità. Quindi ecco, sicuramente la partita di domani sarà bellissima. Pier Giorgio, anche secondo te, insomma, non ci sono possibilità per Lanciano ed Alba Adriatica, non solo per la corsa del Giulianova, dell'Aquila e della Torrese, ma anche perché, guardando la classifica, questo meno 10 rispetto alla quarta, che è la formazione di Cristofari, sembra incolmabile come gap. Sì, sì, la vedo assai dura per il Lanciano. L'Alba Adriatica lo escludo totalmente, lo stesso mister De Amicis, dopo il pareggio interno contro la Torrese, ha alzato bandiera bianca, ha detto che in caso di successo l'Alba Adriatica avrebbe ancora avuto possibilità, invece avendo pareggiato che poi si rivelava a tutti gli effetti lo scontro diretto contro la Torrese, quindi ha dichiarato ufficialmente di non avere più possibilità, quindi si rammaricava, perché dopo il primo tempo l'Alba Adriatica stava dominando la partita, mentre invece nella ripresa è venuta fuori la Torrese, che ha trovato il pari e avrebbe avuto anche la possibilità di vincere il match in quell'occasione. Quindi sì, la vedo assai dura. Lanciano dovrebbe cercare di vincere all'Aquila domani e sperare anche in almeno un risultato negativo di Giulianova e Torrese. Quindi l'impresa, insomma, diventa davvero complicata la situazione, perché devono incastrarsi non solo le vittorie di chi spera ancora in questa zona, ma poi pregare per le sconfitte altrui, insomma, quindi davvero è molto molto complicato. Apro un'altra discussione su una formazione che ha subito 2 sconfitte consecutive dopo aver inanellato tante vittorie consecutive
e parlo del Casal Bordino. Casal Bordino che ha a disposizione 9 punti, ma se andiamo a vedere la classifica, con 9 punti il Casal Bordino arriverebbe a 40 punti e credo quasi ufficialmente, diciamo ufficiosamente, è definitivamente in zona play-out, però ovviamente c'è la volontà di occupare la posizione migliore. Chiedo questo a te Giovanni e poi anche un parere per Pier Giorgio e Luigi. Sì, allora io ho visto il Casal Bordino dal vivo in occasione di un Lanciano Casal Bordino, forse già ve lo raccontai, e sono rimasto veramente stupito dalla qualità di questa squadra che, insomma, da quando c'è stato questo pesante intervento sul mercato ha costruito veramente una rosa da, secondo me, da primissime posizioni dell'eccellenza. Infatti aveva inanellato una serie di risultati utili consecutivi. Sei vittorie e 2 sconfitte. Quella del Gran Sasso d'Italia e della Concia ce la potevamo aspettare, ma il capitombolo in casa col capistrello, sinceramente, era fuori da ogni pronostico. Questo lo possiamo dire sicuramente. Sì, sì, di meno. E a questo punto niente, avevamo anche parlato a un certo punto, no, di salvezza diretta per il Casal Bordino. Casal Bordino, credo, insomma, non dico aritmeticamente, ma in sostanza si ritroverà a disputare i play-out, e certo sarà una di quelle formazioni che faranno paura ai play-out, perché è fortissimo secondo me il Casal Bordino e ha poco da spartire con la posizione che occupa. Quindi guarda, anche a livello di zona retrocessione penso che il livello di questa eccellenza si sia alzato in un modo veramente impressionante. Sì, molti parlano di 45-46 punti per toccare ovviamente cercando di superare la sest'ultima posizione, ovviamente il tutto collegato alla questione serie D. Casal Bordino, lo ripeto, che potrebbe arrivare a 40 punti e poi lì, insomma, si va a fare anche il gioco dei distacchi, no? Perché attualmente con il più 10 dello Spoltore sulla Bagigalupo, se si dovesse ovviamente fermare il campionato oggi, anche la Bagigalupo Vasto Marina sarebbe esclusa dai play-out per andare a fare compagnia in promozione al Villa. Quindi io credo che tra Bagigalupo e metto anche Capistrello, escludo la Delfino Curi Pescara a quota 44, però secondo me dalla Bagigalupo al Capistrello, che ne ha 43 di punti, ancora tutto in bilico. È davvero un campionato interessantissimo, classifica che ovviamente ha dato i suoi valori soprattutto per il campionato del Villa e leggermente per quello della Bagigalupo, quindi quota salvezza che si è andata ulteriormente ad alzare, ma davvero è complicato dare dei giudizi e fare dei pronostici. Però secondo voi, in base anche allo stato di forma, lasciando da parte un attimino i numeri che la classifica recita, qual è la squadra più in palla, non solo tecnicamente, non solo tatticamente, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale? Di certo il Penne ha messo tanta benzina a livello psicologico, Luigi, dopo la vittoria sulla capolista, no? Ma sicuramente sì, una vittoria. Anche se ora arriva il Giulianova al Colancio. Sì, no, allora, per assurdo potrebbe restituire alla Mezzano quello che gli ha rotto, insomma, nella gara. Se non fosse che però la Mezzano ha come avversario la Torrese, che ha delle motivazioni fortissime, che è quelle di cui parlavamo prima. Ma sotto, tornando al discorso del Casal Bordino, sono d'accordo con Giovanni che insomma, la squadra che con quell'intervento sul mercato ha aggiunto tantissima qualità, diventando di fatto una delle squadre più, come dire, con più qualità quasi del torneo. Un'altra squadra, come hai sempre detto tu ogni domenica, da quando l'intervento c'è stato. Quello che è vero è che però bisogna ricordare da dove è partito però il Casal Bordino quando è stato fatto l'intervento sul mercato, cioè da molto molto lontano, e lì a quel punto scattano le famose motivazioni psicologiche o le situazioni psicologiche, perché è vero che la sconfitta con l'Aquila era pronosticabile o comunque ci poteva stare, l'altra è un incidente di percorso che in una rincorsa di quel genere poi diventa, come dire, un po'
o meglio, potrebbe diventare un po' destabilizzante. Il pericolo, nel caso in cui insomma, finisse dentro ai play-out il Casal Bordiro, è proprio quella di affrontarle sentendosi comunque, come dire, di qualità sostanziale superiore, e questo, come sappiamo bene, non è permesso proprio con squadre tipo il Penne, di cui abbiamo parlato, per non parlare poi del Ponte Romano, che un po' cioè, voglio dire, ha fatto un percorso simile, e dire in corsa, anche lì c'è stato un piccolo stop, poi Montesilvano, Capistrello e tutte le altre. Quindi io credo che... Strano, Luigi, a proposito di Ponte Romano, considerando gli zero punti, dopo sette gare la formazione di Piccioni aveva zero punti, ora si trova a 42, e ogni tanto quando parlo con lui mi dice un paio di pareggi in quelle prime sette avrebbero davvero fatto comodo, sì. e invece ancora adesso, malgrado l'ottimo cammino, lo ripeto, il Ponte Romano non è tranquillo, non è tranquillo il Montesilvano, formazioni partite per altri obiettivi, tipo secondo me San Buceto e Angolana, che hanno una struttura in rosa davvero davvero importante, che si trovano lì gomito a gomito a lottare per conservare la categoria. Però Luigi, non mi hai detto secondo te quella più in palla, quella che secondo te nelle ultime tre gare darà lo scossone decisivo per tirarsi fuori da questa lotta a salvezza. Chi vedi bene? Io continuo a vedere bene il Casal Bordino, ma è un po' comunque troppo indietro rispetto alle altre, quindi mi tengo sulle P, e cioè su Penne e Ponte Romano. Su Penne e Ponte Romano. Giovanni? Beh, dopo averlo visto mercoledì, io direi il Penne. Mi ha fatto veramente una bella impressione. Io penso che il Penne possa tirarsi fuori, insomma, con sufficiente tranquillità. Pier Giorgio? Non ti sentiamo, Pier Giorgio, aspetta che attiviamo il microfono. Okay, eccomi qui. Sì, il Penne però deve recuperare tre punti su una serie di formazioni che probabilmente continueranno a fare punti, quindi non sarà così facile per il Penne tirarsi fuori, anche se sono d'accordo con Luigi e Giovanni che delle squadre di bassa classifica il Penne e il Ponte Romano sono le squadre più in palla, più in forma, magari assieme anche al Montesilvano. Ma sì, ripresa anche l'Angolana, ripresa anche l'Angolana, che sì, certo. Nello scontro, non voglio dire decisivo, ma nello scontro delicato con il Penne, non solo ha realizzato tre reti, era sotto di un gol contro la formazione di Odice, ma ha creato anche tante occasioni con Ciarcelluti, Simone Miani, Lorenzo Farindolini, insomma giocatori che la conoscono la categoria, anzi conoscono anche le categorie superiori, se ce la vuoi anche la D, anche la D, e non solo. E quindi il materiale umano queste squadre ce l'hanno, senza dimenticare il San Buceto, Palumbo, Micciche, insomma chi più ne ha più ne metta, e fa strano vedere queste squadre in difficoltà tra virgolette rispetto ad altre che secondo me sono state delle vere e proprie sorprese, su tutte credo il Montesilvano, imbottita anche la formazione di Antignani, di giovani e di belle promesse. Però insomma un campionato che si è complicato forse in base ai risultati in queste ultime giornate, però Montesilvano che storicamente con 42 punti, se non erro, sì esatto, negli anni passati avrebbe sicuramente già brindato ad una salvezza, invece si trova ancora lì a sgomitare, come detto, con le altre formazioni. Un giudizio voglio anche per quel che riguarda complessivamente la stagione, se c'è una delusione per voi in generale, e tornando alle sorprese, parlando ancora di sorprese, se c'è una piacevole realtà che ad inizio stagione a bocce ferme non destava appunto nessun tipo di clamore e nessun tipo di ottimismo. Riparto da te, Pier Giorgio, sulla sorpresa. Forse già ho capito qual è la tua scelta, sulla delusione, malgrado
la volontà delle società c'è ampia scelta, purtroppo, o sbaglio? Sì. Allora, per quanto riguarda la sorpresa, beh, direi il Ponte Pomano, ma in base, considerando la partenza di 7 sconfitte nelle prime 7 giornate, quindi la risalita del Ponte Pomano è stata abbastanza sorprendente, sicuramente. Per quanto riguarda, beh, sicuramente possiamo parlare benissimo del Montesilvano, anche se il Montesilvano fin dalle prime giornate a me personalmente aveva fatto una bella impressione. Quindi non sono così meravigliato, così sorpreso dal cammino del Montesilvano, perché si vedeva sin dal principio che aveva dei giovani molto molto promettenti e in queste categorie se hai dei buoni giovani, cioè anche cioè avere dei buoni giovani è molto importante perché possono fare la differenza. Come sappiamo, insomma, cioè il regolamento impone in campo una serie di giovani e non tutte le formazioni hanno magari giovani all'altezza di ben figurare in un campionato come quello dell'eccellenza. Invece il Montesilvano, ad esempio, ha messo in luce sin dalle prime giornate Lupinetti, che è un classe 2004, no, 2006, sì. Giovanissimo comunque, 2006-2005, adesso non ricordo bene. Sì, credo 2006 Lupinetti, sì. Sì, giovanissimo, insomma, fin dalle prime giornate, insomma, si è messo in luce. Per quanto riguarda le delusioni, beh, sicuramente io personalmente mi sarei aspettato molto di più dal Lanciano, visto che, cioè, insomma, con Bellè sembrava essersi lanciato e sembrava potesse rimontare le prime quattro, cioè agganciare le prime quattro della classe, insomma, mettersi in lotta con Torrese, L'Aquila, Giuliano e Avezzano. Poi sono arrivate un paio di sconfitte, il successivo esonero, e da lì, insomma, il Lanciano è andato, se non in caduta libera, comunque ha avuto delle grosse difficoltà. Altre delusioni sono state sicuramente il San Buceto, l'Aquila che ha Doveva fare di più, abboccato. sì, doveva fare di più, assolutamente. Sì. Sì, Giovanni, a proposito di Lanciano, che tu hai seguito spesso, no? Io qualche settimana fa ho detto, proprio nel momento in cui è stato allontanato Pasculli ed è tornato Bellè, stessa sorte forse era accaduta proprio allo stesso Stefano Bellè. Nel calcio, o almeno in eccellenza, vincere a questo punto serve a poco per conservare il posto in panca. Perché insomma, Bellè aveva fatto bene, poi aveva un po' rallentato e arrivò questo esonero un po' a sorpresa, credo contestato anche dalla piazza, dalla tifoseria. Poi è arrivato Pasculli nell'ultima giornata disputata dal tecnico argentino, è arrivata la vittoria, però qualche ora dopo è arrivato anche l'esonero. Insomma, perché accade questo, se hai una No. risposta? Ma è difficile dare una risposta perché non sono, almeno a dicembre, quando fu con Bellè, non sono mai stati del tutto chiariti, secondo me, i motivi di un esonero di una squadra che aveva riportato, di un mister che in una squadra come Lanciano, che era partita insomma con un po' di sfiducia nella piazza, no? Anche visto l'ultimo precedente con la proprietà toscana, la città si era un po' allontanata. Insomma, quell'esonero è stato sicuramente dubbio e poco chiaro. Su Pasculli io credo che non si sia mai creato un vero feeling né con la rosa né con la città. Ho cominciato a rivedere a Lanciano insomma degli striscioni contro la società, vicino alla città, ma mai con questa società e così via. E, insomma, mi è sembrato un passo indietro sicuramente un po' tardivo, perché insomma con Bellè avevamo visto del buon calcio a Lanciano e determinate individualità stavano veramente svettando. Quindi anche per te, Giovanni, è una piccola delusione il Lanciano, come lo è per Pier Giorgio, nel senso, poi a livello di rosa è una rosa importante, non lo dimentichiamo. È vero che le altre hanno corso parecchio e stanno continuando a correre, però da quella piazza che ha vissuto anni straordinari passati, purtroppo ci si aspetta sempre un qualcosa di più. Quindi ecco, forse Pier Giorgio ha fatto bene a citare il Lanciano, perché le vicissitudini societarie forse hanno inficiato il cammino sportivo della formazione frentana. Sì, saremmo, guarda, l'impressione di un paio di mesi, forse tre, di blackout in realtà da Lanciano. Quindi ecco, io credo che senza quei 2 o 3 mesi gestiti in quel modo, oggi avremmo davanti tutt'altra classifica. E Lanciano se la sarebbe giocata, ecco, con le altre, quantomeno per i playoff, secondo me. Luigi, allora se diamo per scontata la promozione dell'Avezzano, ora facciamo un giochino
verso il futuro, guardando un po' l'orizzonte, alzando lo sguardo, l'anno prossimo il Nereto ovviamente farà parte di questo campionato. Non so se hai notizie riguardanti la società, perché si vocifera di un cambio piuttosto che di un altro tipo di campionato, di un altro tipo di progetto per quel che riguarda la formazione vibratiana. E se parliamo di Val Vibrata, ci sarà anche la Sant'Egidiese, che è storicamente abituata a giocare su questi campionati e non solo. Però ecco, il futuro che cosa ci riserva? Perché dalla promozione, insomma, ci sarà anche lo scontro domani Ovidiana Sulmona contro Montori 88, altre due società che in eccellenza hanno fatto tanto e bene. Ci sarà almeno sulla carta il Nereto, la Sant'Egidiese. Che ti aspetti l'anno prossimo? L'Aquila strafavorita in base a quello che è riuscito a costruire quest'anno, oppure anche lì potrebbe esserci una sorta di sorpresa che andrà a rovinare ancora una volta i piani della formazione del capoluogo di regione? Ma guarda, io credo che se questo campionato è stato interessante e avvincente dal punto di vista proprio dell'incertezza o comunque dell'interesse che poi ha creato non solo noi che lo abbiamo seguito come addetti ai lavori, ma anche alle tifoserie, il prossimo lo sarà sicuramente, forse addirittura maggiormente, perché è vero che l'eccellenza perde tra virgolette l'Avezzano che sale su, ma acquista realtà e anche eventualmente, come dire, delle situazioni ambientali anche di tifoserie molto interessanti. Tu citavi il Nereto e la Sant'Egidiese. Io non ho notizie specifiche per quello che riguarda il Nereto, dove ovviamente in questo momento si attende un po' questa fine di questo finale di stagione nella maniera più veloce possibile. Non so quali saranno gli sviluppi, qualcosa così arriva da quelli che potrebbero essere gli scenari che si aprono, ma è veramente tutto molto incerto. Quello che è sicuro adesso è corretto, secondo me, per quel che riguarda il Nereto e il Villa in eccellenza, adesso è corretto dare il tutto per tutto fino alla fine, sì, per rendere regolari i campionati e per renderli più interessanti, e soprattutto perché credo che in queste giornate ci sarà la volontà da parte degli allenatori e soprattutto dei giocatori di mettersi in mostra per casomai l'anno prossimo approdare in piazze più tranquille, più serene e con ambizioni diverse. No, sicuramente sì, lì a un certo punto adesso almeno, come dire, l'ufficialità della retrocessione ha tolto quel peso che aleggiava da tantissimo, sì, no? Almeno da un paio di mesi. Ma è chiaro che le prestazioni come dire, non sono state tutte così negative. Quella più brutta di tutto nell'ultimo periodo è stata ovviamente quella con la sconfitta con l'Aurora Alta Casertana, è stato destabilizzante anche per quello che era, come dire, quella coda di stagione da andare a chiudere in quel modo. La squadra adesso, credo, almeno per quello che ho visto dal di fuori, più tranquilla dal punto di vista mentale, sta giocando anche buone prestazioni, ma è chiaro che in quella posizione, non a caso, parliamo troppo le vicissitudini di quella squadra, di quell'ambiente, di quella società, è evidente che credo che stia facendo il massimo, ecco, in questa stagione. Tornando sul discorso iniziale, però, un'eccellenza con Nereto e Sant'Egidiese, con la Sant'Egidiese che è veramente a mezzo passo definitivamente, no? da questo nuovo approdo, da questa situazione così, creerebbe dal punto di vista ambientale delle situazioni che almeno in quella zona, in questa zona, non si vivono davvero da tanto, e contribuirebbe a rendere assolutamente più interessante per noi e per i tifosi l'eccellenza del prossimo anno. Anche l'arrivo del Sulmona o del Montorio aggiungerebbe altra qualità per un campionato sicuramente molto 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 interessante. Io non credo. Sì, nell'altro girone, il girone C, c'è il Fossacesi avanti, però ovviamente sì, tutto si deciderà nelle ultime giornate. Stessa cosa per il girone A. Giovanni Sidoni, per te c'è già una favorita l'anno prossimo? Noi ovviamente speriamo nella conquista della Serie D,
per le squadre abruzzesi che sono in lotta, cioè Giulianova, L'Aquila, Torrese, e poi vedremo anche la quinta se entrerà o meno. Però ecco, L'Aquila, Giulianova, lo stesso Lanciano, ecco, sono queste secondo te, insieme a altre outsider, le formazioni più gettonate almeno per la stagione 2022-2023? Ma ricordi di Blasone, io direi L'Aquila, anche perché ho l'impressione che insomma Lorea abbia incominciato un percorso di costruzione che credo possa essere ripreso poi l'anno prossimo, e mi sembra insomma importante. Lorea ha preso veramente in mano l'Aquila, ma soprattutto l'ambiente dell'Aquila, ho l'impressione che lo stia conducendo, ecco, come si deve. Il Giulianova è stata una grandissima sorpresa quest'anno, e credo che l'anno prossimo possa assolutamente confermare quanto di buono ho fatto vedere in un'annata così. Ricordiamoci insomma che era all'esordio, tra virgolette, no? Con la presidenza del presidente Mucciconi e con i suoi giovani, e con un allenatore sicuramente preparato e con un ottimo gioco soprattutto, insomma sta tenendo veramente vivo fino alla fine un campionato che l'Avezzano aveva il dovere di uccidere già da qualche giornata, e anche l'Aquila forse aveva questo dovere. Quindi tanto di cappello a Giulianova, io ripartirei da questi due nomi. Pier Giorgio, secondo te a tinte aquilane il prossimo campionato, o secondo te ci sarà qualche squadra pronta a riscattarsi? Perché ce ne sono tante, secondo me. Sì, Lorenzo, naturalmente il discorso adesso è un pochino prematuro, però sono d'accordo con Giovanni. Io vedo c'è l'Aquila. C'è anche un po' la voglia di rivalsa, no? Nel senso, nel momento in cui vieni da un campionato, non voglio dire deludente, però la piazza aquilana è esigente, come lo è la piazza di Avezzano, Giulianova e tante altre. Però ecco, per quanto riguarda l'Aquila, l'anno prossimo già non trovarsi l'Avezzano è insomma è importante, no? È un concorrente in meno, anche se poi l'ultima della classe o quella che meno ti aspetti realizza un mercato straordinario e va anche a romperti le scatole, però sulla carta credo che sia quella un po' più pronta, ecco, a fare il salto nel prossimo anno. Sicuramente l'Aquila partirà con i favori del pronostico in pole position, questo possiamo dirlo anche adesso al 22 aprile, ma vedo molto bene anche Giulianova, anche perché ha ritrovato anche il suo pubblico Giulianova nel corso di questa stagione, quindi sicuramente ci sarà molta più attesa e anche più, come dire, molte più aspettative da parte della piazza giuliese su questa squadra, ma sicuramente ci aiuta tantissimo l'entusiasmo della piazza, l'entusiasmo dei tifosi a Giulianova. Sicuramente il Lanciano come Blasone potrebbe fare molto bene, e poi vediamo non tanto le formazioni di questo campionato d'eccellenza, ma quanto quelle che saliranno dalla promozione, appunto la stessa Sant'Egidiese, vediamo che comunque che è una squadra di Blasone, che è una certa storia, vediamo che cosa riuscirà a realizzare, lo stesso Sulmona se dovesse risalire, o il Montorio, che comunque è una squadra che ha militato per tantissimi anni consecutivamente in eccellenza. Quindi sicuramente metterei l'Aquila e Giulianova in prima fila, però potrebbero inserirsi anche altre squadre, comunque la stessa Torrese, che comunque continua a confermarsi nelle prime posizioni della classifica del campionato d'eccellenza, quindi magari potrebbe anche cercare uno step successivo, provare addirittura a lottare per la promozione diretta. Vedremo, sì, ma davvero sarà ancora tutto aperto il prossimo campionato, non solo perché ovviamente deve ancora partire, non è completato quello di quest'anno, figuriamoci, ma anche perché arrivano notizie, come ha detto Luigi Prosperi, di tanto entusiasmo in determinate piazze che hanno voglia di toccare nuovamente, non dico il calcio che conta, perché il calcio conta tutto, fino ai campionati amatoriali, però insomma avere una visibilità diversa che storicamente certe società, determinate società hanno sempre avuto, questo credo sia fondamentale. Allora siamo quasi in chiusura, ragazzi, vabbè, ve la butto così per quello che riguarda
il campionato abbiamo parlato. Se c'è un giocatore che secondo voi è assolutamente da prendere, da mettere sotto contratto per dare già il primo segnale, io prendo questo ragazzo, ingaggio, dico il Dos Santos della situazione e faccio capire già agli altri, agli avversari, che ho voglia e ho lo stimolo di cominciare a fare la voce grossa. Luigi, a te. Allora, io convinco Maio a scendere nuovamente in categoria e devo segnare forza. Ma te la giochi facile però tu, insomma. Io con Mario vado sempre sul sicuro, però è chiaro che bisogna convincerlo a tornare in eccellente. Prendi Maio e come se avessi preso il Dos Santos l'anno scorso, di quello che guarda Alessandro, che fa la differenza. Quindi l'investimento Maio darebbe la giusta dimensione alle ambizioni. Sì, se prendo Maio ti dico subito che tipo di campionato e che ambizioni ho nella prossima stagione. Insomma, Giovanni, Luigi è partito col botto, non so tu come vorrai rispondere, allora, a lui, però so che insomma di nomi nella cartuccia ne hai diversi, ecco. Sì, sono tanti. E allora io sono l'Aquila e prendo Sissé del Giulianova per l'anno prossimo. Questa è una bella provocazione, cioè non so se è una provocazione, però insomma un bel segnale, giocatore che mi ha impressionato non solo per la fisicità, non solo per la tecnica, ma poi per come si è inserito in un campionato che assolutamente non conosceva, l'attaccante del Giulianova. Pier Giorgio, secondo me Pier Giorgio è innamorato calcisticamente di un certo Polisena, non so se me lo conferma, però io glielo chiedo lo stesso. Sì, sono d'accordo, Lorenzo, in questo caso hai letto veramente benissimo nella mia testa. Sicuramente Polisena è uno dei primi ai quali penserei, anche perché è un ragazzo ancora molto giovane che è alla prima grande stagione in eccellenza, quindi lo vedo affamato, quindi voglio dire, è un giocatore che si potrebbe confermare anche con una squadra di alto livello in eccellenza, quindi sicuramente sarebbe uno dei primi che andrei a prendere. Poi guarderei sempre in Abruzzo, ma in Serie D, magari un giocatore pronto a tornare in eccellenza per fare la voce grossa, e poi sicuramente anche un giocatore del reparto offensivo dell'Avezzano lo prenderei se io dovessi fare un campionato di eccellenza di vertice. Non necessariamente Dos Santos, ma anche uno degli altri, Blanco, Pendenza, uno di loro. Pendenza e Garanzia, e Garanzia ovviamente anche Dos Santos insieme a Blanco, però Pendenza insomma ha dimostrato in qualsiasi squadra di segnare e di fare la differenza. Poi quelli più bravi di me dicono sempre che se si segna con una squadra in lotta per la salvezza, alla fine vai a segnare anzi di più con una squadra che lotta per il vertice. Quindi se sei abituato a segnare, se c'hai quell'indole, no? Quel profumo di sentire la porta diverso dagli altri, fai la differenza. Non mi avete nominato però un giocatore che è Donatangelo, che potrebbe toccare la terza promozione consecutiva in questo campionato, forse perché è un centrocampista un po' più allettati dai bomber, oppure non so, all'epoca si pensava anche ai portieri, Luigi, non so se sei d'accordo, no? Vent'anni sì, però... fa, se avevi un portiere di categoria dormivi sonni tranquilli e ti potevi permettere anche di mettere qualche ragazzino nel reparto difensivo. Adesso invece è cambiata un po' la mentalità, il ragazzino viene messo tra i pali e viene fatto crescere in quel modo. Sì, è chiaro che allora intanto è diventato difficile portare la gente allo stadio, vabbè, anche perché erano chiusi per un periodo, però il bomber mi accende comunque la piazza, cioè il bomber adesso in queste categorie, poi non ci dimentichiamo, insomma, la domenica c'è anche gente che poi continua a guardare la Serie A in una situazione in cui no, il calcio è lì, ad un passo sempre per tutti. Quindi Luigi, devo... sai perché? Perché parlavi di bomber, abbiamo parlato del Nereto quando ancora riuscivo insieme a te a pettinare i capelli, mi ricordo di un certo Breglia, te lo ricordi? Ma scherzi, cioè lì è un po' quello, no? Parliamo insomma di
è un po' quello, cioè se tu riesci ad avere una punta di quel genere, per esempio la Sant'Egidio in eccellenza, che ha già dei buoni attaccanti per quello che riguarda la promozione, ma lì sanno, e lo hanno sempre saputo, che intanto comunque tu devi avere qualcuno davanti che ti risolve la questione e che soprattutto poi ti accende l'entusiasmo e l'entusiasmo dei tifosi quando hai la possibilità di avere una tifoseria che ti segue. Insomma, io resto su questo discorso qua della Sant'Egidiese, è importante, capisci? Poi magari il portiere sì, ma il portiere deve essere così, così famoso, così importante da staccare gli equilibri. Questo creare quell'entusiasmo che storicamente a livello di carisma insomma devono poter fare la differenza per il ruolo che ricoprono. Luigi, l'ultima sulla Sante, Pasqualino di Serafino riconfermato insomma per il prossimo campionato, che conosce bene e ha fatto sempre bene soprattutto. Ma io credo proprio di sì, credo proprio non di sì, a meno che non sia una scelta sua, cioè Pasqualino come dire, potrebbe anche scegliere una soluzione di questo genere, ma non credo proprio, perché penso che poi abbia anche voglia di tornare a misurarsi in un campionato come quello dell'eccellenza, che è un po' stata la sua categoria per tanto tempo, prima di andare a vincere i campionati in promozione, con il meticolosissimo, tra l'altro superstiziosissimo, cioè io ogni volta che l'ho incontrato e gli parlavo di cioè, Pasqualino, ma vinci un altro campionato, che non vi dico che cosa faceva perché è inenarrabile. Però dal punto di vista me lo ricordo davvero davvero bene. Vabbè, ma quello è il gioco delle parti, no? Ovviamente non vuole abbassare la concentrazione. No, ma non credo che ci sia la volontà, insomma, di interrompere un rapporto che tra l'altro è molto molto solido, molto concreto, non ha avuto alti e bassi, ma è rimasto sempre molto costante. Credo che Di Serafino, ma questi 2 anni a Sant'Egidio si ricorda come qualcosa di molto... E soprattutto molto... Luigi, che secondo me non è un fattore di secondo piano, anche per lui è una piazza comoda, no? Perché credo in 4-5 minuti arriva giornalmente. Tu quella zona la conosci meglio a livello chilometrico, però sì, ma dove abita lui, credo che ci metta 7-8 minuti. Perfetto, quindi insomma anche sotto l'aspetto dell'impegno, delle spese e tutto il resto è una piazza comoda. L'ultima per Giovanni e Pier Giorgio, visto che parliamo di allenatori. Giovanni, ti aspetti un allenatore dell'eccellenza attuale già pronto, già preparato e già stimolato da categorie superiori? Chi è quello che ti ha piacevolmente stupito sotto tutti i punti di vista? E ci metto anche quello mediatico, perché secondo me determinati allenatori fanno carriera basandosi, soprattutto le società pronte ad accogliere queste figure, sulle dichiarazioni, sulla pacatezza, sull'equilibrio e sulla disamina della gara al cospetto dei nostri microfoni e delle nostre telecamere. Ovviamente l'aspetto tattico e tecnico fa sempre la differenza, però ecco, molte società so che guardano anche sotto questo punto di vista. Io sono stato molto colpito, come dicevo poco fa, da Lore, anche nel gestire la comunicazione, sai, in alcuni momenti cruciali della stagione. È un po' il Mourinho dell'eccellenza, lo possiamo dire? Sì, secondo me sì. Sì, 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 mi è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente tanto. Quindi ti aspetti, vabbè, io credo con un finale di stagione positivo, credo possa esserci anche per lui la conferma. Sì, credo di sì, insomma, credo proprio di sì. Si hanno queste conferme, Giovanni, secondo te? Non ho capito, perdonami. No, dico, hai conferme su questo tipo di discorso? Io, ho tassato un po' il polso, ecco, della zona, tra virgolette, non ho avuto contatti diretti con la società dell'Aquila, però sì, mi sembra di sentire una certa soddisfazione. Potrebbe essere la figura giusta, secondo me, sì. Come sai, io sono di Avezzano, lui è molto apprezzato, sì, per dirti, anche ad Avezzano, quindi raccoglie molti, molti consensi, secondo me, fermo restando che poi potrebbe comunque vincere i playoff e comunque... Come no, assolutamente, lì, assolutamente sì. Lo speriamo, insomma, lo auguriamo alle squadre che
che si giocheranno la griglia. Pier Giorgio, per te un mister accattivante, ecco, per una disputa di campionati più importanti. Beh, io più che altro mi attendo una conferma da Piccioni da una parte e Antignani dall'altra, che penso che possano essere due allenatori che in prospettiva possano avere una carriera in categorie superiori, però vorrei rivederli almeno per un'altra stagione in eccellenza. Lo stesso Remigio Cristofari, chissà, potrebbe essere... Con le stesse squadre, Pier Giorgio, oppure pensi che questi due allenatori giovanissimi abbiano già le carte in regola per andarsi a prendere una panchina pesante, ovviamente, che scotta, però per andarsi a giocare qualcosa di diverso, con tutto il rispetto per Silvano e il Ponte Pomano stesso? Sì, sì, io penso che Piccioni possa già ambire ad una panchina di livello, insomma, in eccellenza. Magari Antignani potrebbe rimanere a Montesilvano cercando di continuare il suo lavoro, insomma, con i giovani, anche perché lui segue anche il settore giovanile, quindi potrebbe proseguire questo lavoro già ben avviato a Montesilvano. Piccioni invece mi piacerebbe già dalla prossima stagione vederlo su una panchina per lottare, insomma, per le prime posizioni. Poi ovviamente noi speriamo sempre in una non solo in una conferma, ma soprattutto in una scalata, no? per questi allenatori. E quest'anno forse, come non è mai successo, ce ne sono tanti di giovani, perché l'abbiamo detto, Antignani, Piccioni, Bonati, che da diversi anni fa l'eccellenza, ma anagraficamente parlando è un giovanissimo allenatore. C'è Sergio Lorè, citato da Giovanni Sidoni, c'è Remigio Cristofari, che è un veterano dell'eccellenza, eppure se andiamo a leggere davvero la carta d'identità vengono i brividi, no? Eppure, insomma, mi scuso con gli altri se non li ho citati, ma insomma ce ne sono davvero davvero tanti, ed altri stanno alla finestra, perché chi fa calcio ovviamente spera sempre in una telefonata, in uno squillo per cercare di trovare una nuova panchina. Grazie Luigi Prosperi, so che domani, insomma, sarai ancora con noi a darci notizie, info, sempre con la massima precisione, e soprattutto un ringraziamento per essere stato qui con noi stasera. Grazie Luigi. Grazie, io mi scuso se io sto, come dire, in un cambio di look in atto, quindi sto in quella fase in cui uno dice mamma mia non te si può guardare, però sto provando, Lorenzo, a tornare l'altro, ti ricordi, no? L'altro Luigi Prosperi. Ai vecchi pasti. Sì. Ai vecchi pasti. Quindi, sì, insomma, quindi sarà una fase intermedia. Hai l'intenzione di tirare fuori nuovamente dal cassetto pettine, spazzola e credo anche asciugacapelli. E beato, sì, te che ancora puoi sperare, Luigi. Beato te. Io, vabbè, io non ci provo nemmeno. Io non ci provo nemmeno, guarda, sono... Sì, no, ma sarà un periodo in cui sarebbe meglio fare la radio piuttosto che la televisione. Vabbè, questo lo sai, questo lo sai tu. Io la differenza tra i due stati estetici la posso fare, ma devo tornare indietro negli anni, quindi non so se anche Pier Giorgio è dello stesso parere, però insomma devo allenare la mente e la memoria per ricordarmi un pettine, una spazzola e tanto altro. Vabbè, insomma, si scherza su questo perché siamo adulti e vaccinati soprattutto, e possiamo giocare anche sotto l'aspetto estetico. Chi non ha problemi di pettinatura è Giovanni, grazie anche Giovanni, a te. No. Ma lui è più giovane, in difficoltà. Ti sei sentito in colpa. No, arriverà anche per te il periodo. Arriverà anche per te il periodo dei play-out, mettiamola così, di lottare per una retrocessione, non te lo auguro, però quella è natura. Giovanni c'ha tutto, consistenza e colore, quindi... Giovanni ha tutto, proprio... assolutamente sì. Grazie Giovanni per essere stato con noi, buon lavoro per domani. Dove sarai Giovanni? Credo in compagnia di chi non può pettinarsi. Esattamente, però io interverrò, da quello che ho capito, dopo la gara. Sì, per eventuali, diciamo così, festeggiamenti da parte
da parte dell'Avezzano che si gioca a Castelnuovo, quindi Torrese lo ricordo che tornerà a giocare, non dico sul proprio campo perché quello è il campo del Castelnuovo Romano in generale, però insomma tornerà a giocare sul suo campo, ci racconterà forse da bordo campo i festeggiamenti Giovanni, ma ci racconterà la gara Pier Giorgio Stacchiotti. Insomma, Pier Giorgio, sei pronto? Sì, sì, prontissimo. Non vedo, cioè, veramente non vedo l'ora di vedere questa partita, perché veramente è una di quelle gare da 1x2. Quindi sì, può succedere veramente di tutto. Quindi mi approccio a questo match veramente con tanto entusiasmo, anche sulla base di quelli che saranno i risultati degli altri campi. Quindi sì, naturalmente noi lo ricordo, aggiorneremo tutto su Diretta Calcio a partire dalle 14:50 circa con Marco Tontodonati per appunto raccontarvi la giornata di eccellenza, ma anche quella di Serie D, perché all'inizio trasmissione abbiamo accennato a questa piccola difficoltà di alcune squadre abruzzesi nelle zone medio-basse della classifica, che dovranno necessariamente raccogliere punti per dormire sonni tranquilli e per far dormire sonni tranquilli a chi in eccellenza sgomita per conservare questa categoria. Grazie ancora a Pier Giorgio, grazie a Luigi, grazie a voi tutti. Giovanni, come sempre l'ultimo ringraziamento va a voi, ovviamente, che ci seguite sempre numerosissimi da casa e sul web. L'appuntamento allora è per domani su Rete 8 e Rete 8 Sport, canale 10 e canale 75 per la classica puntata di Diretta Calcio, e poi su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre, torna sotto porta con le immagini, le impressioni, le emozioni, le critiche, le polemiche di questo campionato che toccherà la giornata numero 32, quindi meno 3 al termine, 270 minuti di battaglia vera, non quella che si sta combattendo da altre parti che noi contestiamo e continueremo a farlo fino alla fine, ma una battaglia sportiva tra avversari e non nemici. Grazie di cuore a tutti, fate una buona serata e ovviamente ci risentiremo la prossima settimana per cercare di analizzare quello che è successo nella giornata numero 32. Buona serata a tutti.